Buongiorno, buonasera o buonanotte ragazzi. Io sono Blue87 e oggi siamo tornati sulla Porco Mondocraft. Voi vi chiederete come ci sia arrivato qua sopra, Blil. Bene, un ragazzo in questi giorni mentre facevo la live mi ha consigliato di fare un interno per questa struttura, che io poi ho sfruttato come trampolino da lancio per andare in acqua. Questa cosa è abbastanza epica e il ragazzo, che si chiama Big Me, è entrato a far parte del muro d'oro. Come vedete ho anche fatto una scalinata un po' più ordinata rispetto a quella che già c'era. Tutto quello che avete già fatto in questo video lo potete vedere in fase di costruzione nelle varie live salvate su Twitch. Oltre a questa variazione abbiamo altre cose da farvi vedere. Notate già là in lontananza una struttura abbastanza grande e là un'altra struttura che abbiamo fatto in questi giorni nelle live. Vi mostro subito la prima e vi spiego come poter entrare a far parte di quel monumento là in fondo, che sembra un pacco regalo, o per meglio dire che è un pacco regalo. Seguiamo la strada bene, perché comunque ci ho messo un po' a fare sta strada, perché non sfruttarla. Come vedete ho fatto questo mega pacco regalo fatto con la lana, perché ho iniziato una sorta di nuovo contest, diciamo così. Ho stabilito in live che chiunque, vabbè, lo vedete vuoto, però è ancora da arredare, però chiunque scriva sotto un video di Brazzo Crew regala iscritti a Blil87 e mi manda lo screenshot sulla mia pagina Facebook, entrerà in questo monumento. Metterò i cartelli su ogni lato e tutte le persone che mi hanno mandato lo screenshot entreranno su questa sorta di muro del regalo, diciamo, chiamiamolo così. Poi, come vedete là in fondo c'è una sorta di cacca, che è la cacca di Arale. Quello là, ragazzi, è il monumento degli haters. Momentaneamente è vuoto perché non abbiamo nessun haters, per fortuna, però tutti gli haters più sfegatati, proprio quelli che non hanno niente da fare il giorno, mi vengono a scrivere commenti strani o brutti sotto i video, andranno a far parte del muro degli haters. Come vedete è un muro di merda, perché gli haters sono cattive persone. Poi, sempre in live, ho fatto questa sorta di farm, possiamo chiamarla così, con i vari tipi di legno. Qua vedete la betulla, l'abete è quello della giungla, poi là c'è altro spazio ancora da riempire, aspettando e sperando che aggiungano l'acacia e il legno scuro. Bene ragazzi, queste qua sono le novità per questo video. Ora direi di cominciare col pezzo forte. Aspetto che entra l'ospite di oggi, perché oggi abbiamo un ospite, un ragazzo che mi ha consigliato di fare una cosa molto particolare. La proveremo a fare insieme, quindi lo aspettiamo. Io per il momento taglio il video e ci vediamo quando arriva lui. Eccoci tornati, abbiamo qui il nostro... Dove stai? Eccolo. Abbiamo qui il nostro Snake Eyes 96, che mi ha consigliato una struttura epica da fare in questo mondo. Se la cosa funziona, è una delle cose più epiche che abbiamo mai, o meglio, che ho mai costruito su questa serie di Minecraft, o comunque una delle cose più epiche mai concepite su Minecraft. Prego il nostro amico salutare. Ciao gente, ciao a tutti. Oggi dovremo fare un Wither Boss in scatola, tipo il cibo per cani, però esteticamente più bello. Ho pensato di farlo qua davanti, quindi spaccare tutto questo bordello che c'è qua, tutto questo troiaio di roba. Spaccare anche volendo questa porta, perché non servirà mai più questa porta a pistoni. Allora, adesso c'è da distruggere questo. C'è da levare l'acqua pure. Allora, prendiamoci la nostra bella pala popo fiera. Pronto a salvare, che se sbagliamo qualcosa è finita. Sperando di non sbagliare nulla, perché sennò potrebbe andare metà del mio mondo a puttane. Ok, abbiamo fatto la base. Mi accingo a costruire la struttura. 3 e 4. Ok, adesso vado a piazzare della pietra per poter piazzare dispenser. Allora, aspetta un po'. Il fatto che non capisco dove devo mettere. Allora, uno. Il livello dei dispenser lo facevo sopra. È un bordello. Però lo stesso. Sì, lo facciamo solo perché così. Allora.
1, mettici secchio. No. Ok, mettici secchio. No, sbagliato. Mettici secchio. Mettici secchio. E mettici secchio. Ma io sono un coglione perché adesso non posso uscire. Il quinto secchio ce l'hai, beh. Ce l'ho io? Sì. Tu dici? Mi hai detto di prenderne. Va bene, ne faccio un altro. Ma ne fa un altro. Ci conviene. Ci conviene farlo da qua sopra il meccanismo, senza che tu, senza che uno scende. Ok. Hai messo tutti quanti i secchi? Sì. Così li prende tutti, no? Esatto. Portalo qui qua e lo facciamo da qui. Mettici la leva, che ce l'ho io. Io non so. Allora, proviamo il meccanismo prima di mettere la del guider. Vai, tira. Esce l'acqua da tutti. Vedi un sì. Attimo dentro. Ok, tira di nuovo due volte. Tira due volte. Ok. Adesso, sali di nuovo sopra, che adesso arriva il problema. Allora ragazzi, come vedete la struttura è finita, ma abbiamo capito che c'è un problema con questo tipo di gabbia per il Wither Boss. Tu ti fai malissimo. Il Wither Boss è una persona stronza, perché quando è in difficoltà difficile, come sapete che io gioco il mondo in difficoltà difficile, il Wither Boss comincia a spacca tutto, pure che non vede mob. Si mette, spacca il vetro e mi spacca tutto il mondo. E ucciderlo con le poche cose che ho addosso è un po' un problema. Quindi l'unico modo per riuscire a tenere a bada questo mob è giocare in difficoltà facile. In difficoltà facile sembra che il mob non attacca niente. Ho provato anche a passarlo in facile e poi a difficile dopo, ma anche a distanza il Wither Boss mi distrugge tutto. Quindi non vorrei che un giorno andando in miniera mi trovo con tutto quanto il mondo distrutto per trovare un po' di diamanti. Quindi adesso le cose sono due: o facciamo il Wither Boss e restiamo in facile e la serie continua in facile per avere solamente questa cosa, anche se abbastanza figa, però è solo un dettaglio nella serie. Oppure io adesso vi ho mostrato come si costruisce, distruggo tutto e continuiamo con la nostra serie in hard. Scegliete voi, io adesso vi faccio vedere quanto è figo il Wither Boss nella scatola. Snake, sei pronto? Prontissimo. 3, 2, 1, via. Boom. Boom, caccia l'acqua. Adesso, come vedete, il Wither Boss resta qui, ci fissa, ma non può attaccarci perché c'è il vetro. Però, appena passiamo il mondo, anche in normale ci vengono gli schizzi di euforia, sto stronzo, si mette e spacca. Di solito il Wither Boss attacca se ci sono mob. Quando passo il gioco in difficile, attacca qualsiasi cosa, si mette e spacca tutto. Fa bordello e sinceramente ammazzarlo vorrebbe dire poi dover ricostruire metà mondo, perché come vedete proprio al centro della mia sfinge. L'effetto grafico è anche molto bello e particolare, come vedete c'è questo bestione al centro con la sfinge davanti che dà un effetto grafico davvero particolare. Snake è d'accordo con me sicuramente. Quindi la scelta è questa: vogliamo avere una bella cosa nel mondo, una bella struttura nel mondo, oppure vogliamo continuare la nostra epica avventura difficile? Io sono molto combattuto fra le due cose, però sinceramente giocare il gioco in facile, per me che sono comunque giocatore assiduo di questo gioco, per me non è appagante. Quindi, volete il Wither Boss o una serie tutta in hard? Io sceglierei la seconda, però faccio scegliere a voi. Intanto io ho costruito la cosa, quindi sapete come riprodurla nel vostro mondo. Quindi da me e da Snake Eyes è tutto. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Noi ci vediamo in un prossimo video della nostra fantomatica, mistica, super fantastica, porco mondo craft, spero in hard. Bella ragazzi. Allora, adesso, ciao Simo. Tu
Guarda, lo vedi che sta buono? Guarda adesso. È bellissimo. Aspetta che salvo. Il bastardo. Allora, guarda. Ora va in normale. Aia. Sta attaccando? No. Io lo vedo incazzato, ha cacciato il fumo nero. Prima non c'era il fumo nero, vedi? Ecco. Che merda. Che carogna. Puttana maiala. Vai, spacchiamo tutto il mondo di Blill. E sei pure morto. Puttana. C'ho secchio di latte. Aspetta che vivo. Sì.